Brasile è il più grande produttore di caffè al mondo, ne produce più di un terzo del totale. La varietà produttiva comprende molte tipologie e qualità diverse, dai grandi volumi di caffè arabica ai robusta naturali chiamati conilon. I volumi maggiori di produzione consistono nei caffè lavorati a secco, in crescita però anche una percentuale di caffè arabica trattati con il metodo semilavato. Il periodo di raccolta va da maggio a settembre, ma dati i grandi volumi di produzione le esportazioni avvengono regolarmente tutto l'anno. Con 14 principali regioni produttrici di caffè distribuite in 7 stati, quando si parla di caffè brasiliani si tratta per lo più di blend diversificati a seconda della provenienza dei singoli produttori. Le principali regioni di produzione sono poi il Minas Gerais, São Paulo, lo Spirito Santo, il Bahia, il Paraná, il Rio de Janeiro. Gran parte dei caffè brasiliani viene denominata Brasile Santos, tale nome fa riferimento al porto dal quale solitamente vengono imbarcati verso i paesi consumatori. I caffè brasiliani sono caratterizzati da una bassa acidità, intensa dolcezza e buona corposità che li rendono perfetti da usare nella maggior parte delle miscele. Tra le migliori aree produttrici c'è l'Alta Mozzana, nome dato a una selezione di caffè di altissima qualità proveniente da un gruppo di circa 100 piccoli produttori nell'omonima regione di coltivazione. La raccolta di questi caffè avviene prevalentemente in modo meccanico, con una cernita di qualità dopo la raccolta e prima dell'essiccazione. Il caffè Mozzana presenta aromi di frutti di bosco, agrumi, sentiamo sentore di cacao e retrogusto di nocciola. La tazza è dolce, pulita e il retrogusto trasmette al palato una sensazione di morbidezza.